Nata a Roma il 24 gennaio del 1959, Emanuela Rossi è un'attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana. Attiva come interprete in cinema, teatro e televisione, è considerata una delle migliori e più quotate doppiatrici della sua generazione. Moglie dell'attore e doppiatore Francesco Pannofino, è sorella dei doppiatori Massimo e Riccardo Rossi. Tra i suoi doppiaggi più noti, si ricordano quello di Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe, nell'omonima serie televisiva. Emanuela Rossi è la voce ufficiale italiana di Michelle Pfeiffer ed Emma Thompson. Ha doppiato numerose attrici internazionali, tra cui Jodie Foster, Sophie Marceau, Uma Thurman, Kate Blanchett, Nicole Kidman e Carrie Ann Moss, nel ruolo di Trinity, nella trilogia di Matrix. Ed ecco la voce di Emanuela Rossi, tratta da alcuni suoi doppiaggi. Adesso ciò che desidero veramente è sentirmi protetta e sicura. Credo che tutti siano un poco in collera con me perché ho scelto di stare da sola. Possibile che New York sia un tale labirinto? La credevo una città dritta e lineare come la Quinta Strada, con le traverse numerate, grandi oneste etichette su ogni cosa. Le cose sono etichettate, ma le persone non lo sono. Non c'è nessuno qui che vuol conoscere la verità, signor Archer. La vera solitudine è vivere tra queste persone gentili che ti chiedono soltanto di fingere. In altre case ero abituata a rivolgermi ai domestici usando i loro nomi di battesimo. Beh, sono sicura che deve essere stato molto irritante per vostro padre sentirsi chiamare William da una persona come me. Quello che volevo farvi capire è che mio padre è una persona dalla quale, se sarete più rispettosa, potrete imparare molto. Non ho dubbi che Mr. Steven Senior sia molto bravo nel suo lavoro, ma posso assicurarvi che anch'io non sono da meno nel mio. Ah, certamente. Grazie. Ora se volete scusarmi. Abbiamo passato brutti momenti, magari, ma lui è un marito e un padre meraviglioso. Beh, certo, a volte si impegna troppo nel lavoro e qualche volta è come se non mi vedesse. Non deve essere piacevole. No. Ok, io so dove vuole arrivare, ma il mio matrimonio va bene. Ora, io ho avuto una specie di crisi da nido vuoto, per cui ho visto delle cose che non c'erano. Occupiamoci di questo, io sono pronta ad affrontarlo. Benvenuti, ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Sono la professoressa Kuhnman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. In questo trimestre ci dedicheremo alla tassiomanzia, l'arte di leggere le foglie di tè. Perciò prendete la tazza della persona di fronte a voi. Cosa vedete? La verità giace sepolta come una frase nei meandri di un libro in attesa di essere letta. Ma prima dovete ampliare la vostra mente. Prima dovete guardare al di là. Ho ottenuto un album dei tuoi ritagli e tutto il resto. Eccoti. Qui sei mentre corri. Sì, ho corso tanto. Per molto tempo. Senti, Forrest, non so come fare a dirtelo. È che voglio chiederti scusa per qualsiasi cosa ti abbia fatto, perché sono stata incasinata per un sacco di tempo e questo è il mio carissimo amico, il signor Gump. Avanti, salutalo. Ciao, signor Gump. Ciao. Ora posso andare a guardare la TV? Sì, certo, ma tienila bassa. Sei una mamma, Jenny. Sono una mamma. Si chiama Forrest. Come me? Gli ho dato il nome di suo padre. Anche suo padre si chiama Forrest. Sei tu il padre, Forrest? Guardami. Guardami. Joseph, guardami. Sento che sto per morire. No, no, continua a guardarmi negli occhi. Guardami negli occhi, Joseph. Shannon. No, tu non stai morendo. Guarda, hai trovato la tua terra. Tutta la terra del mondo non significa niente per me senza di te. Joseph, Joseph. Shannon. No, no, resta con me, ti prego. Joseph, no,
Ti prego, non lasciarmi. Ti prego, non lasciarmi sola. Joseph! Joseph, no! Joseph! Joseph, no! No! Ti prego. Non ho più paura ormai. L'oracolo mi aveva detto che mi sarei innamorata e che proprio l'uomo che avrei amato sarebbe stato l'eletto. Capisci quindi che non te ne puoi andare. Non puoi morire. Perché io ti amo. Mi senti, Neo? Ciò che Celimene vuol far comprendere ad Alceste, ciò che lei vuole dirgli è: se mi ami, accetta me come sono, perché io non cambierò. Tu accetta me come sono e io accetterò te come sei. Sta uscendo dal seminato, signorina. Lei crede? Perché utilizzo la mia vita privata e le mie emozioni in un contesto didattico. È un rischio, certamente. Ma se mi assumo il rischio di parlarvi dell'amore e dell'amor proprio, è perché niente è cambiato e oggi... è difficile, come nel XVII secolo, conciliare l'amore e l'indipendenza personale. E come si riconosce un grande amore? Il giorno in cui ci si accorge che l'unico essere al mondo che può consolarvi è quello che vi ha fatto del male. Allora si sa che si è una coppia. Perché non me l'avevi mai detto, mamma? Ripeti! La lussuria fu chiamata peccato! Non ho peccato, che paura, credevo di morire. Le ragazze ridevano e mi tiravano ed Eva era debole. Di roba. Ripeti. No, ma... Eva era debole. No. Su, ripeti, donna. Era debole. Ripeti. Era debole. Dovevi dirmelo, mamma. Perché non me l'hai detto? Si comportava in modo strano, come se fosse fuori di sé. Segreto. Diceva delle cose prive di senso. Segreto. Iris. Io ricordo di aver sentito la parola segreto e anche che nominò dei fiori, gli iris, credo, o i lilà. E gli voleva dire? Non lo so. Ma ci sono momenti in cui vorrei solo alzarmi e gridare: sto soffrendo! Io ce la metto tutta. Almeno ci provo, ma non è sempre così facile. Il paziente soprano come procede? Figurati che si è anche offerto di accompagnarmi alla macchina. Io quasi pianto fra le sue braccia. Ah, lasciamo stare. Oh, Golia, quanto tempo ho passato a sognare questo momento. Noi dobbiamo questo momento a David Xanatos. No, io temevo per te e ho lasciato il castello per cercarti, ma mi sono persa e il sole è spuntato prima che riuscissi a tornare. Quando ritornai al castello, il Magus ti aveva già tramutato in pietra. Lo pregai di ripetere l'incantesimo. Come hai detto tu, noi due siamo una sola cosa, ora e per sempre. Ieri ho passato una decina di minuti nel mio studio con un donnaiolo, molto molto furbo e molto attraente, a cui serve davvero un avvocato. Chi è? David Greville. Ma chi è quel tizio che ha buttato la moglie dalla finestra? Quell'uomo è perdutamente innamorato di se stesso, è molto intraprendente e soprattutto un seduttore inveterato. Lascia perdere, non c'è niente di personale. Insomma, quello è uno che fa notizia. I media ci vanno a nozze con uno come lui. Gigolò ammazza ricchissima ereditiera. Donnaiolo uccide la sua donna. Ci si accaniranno contro, vorranno farlo a pezzi. Mi chiamo Mary Alice Young. Oggi, quando leggerete il giornale, forse troverete un articolo sull'insolita giornata che ho avuto la settimana scorsa. Normalmente non c'è nulla nella mia vita che faccia notizia, ma giovedì scorso le cose sono cambiate. In verità, ho trascorso la giornata come trascorrevo tutte le altre, lustrando in silenzio la routine della mia vita finché brillasse di perfezione. Per questo mi ha stupita la mia decisione di aprire l'armadio del corridoio e prendere un revolver che non era mai stato usato. Quest'uomo è venuto nella mia casa come ospite e lì vi ha cospirato per ammazzare mio figlio, un bambino di 10 anni. In nome del re Robert e di tutti i valorosi lord che servite, chiedo a voi tutti di prenderlo prigioniero e di aiutarmi a riportarlo a Grande Inverno, dove attenderà il giudizio del re. Chi pensi che prenderebbe una stanza in un motel del genere? Sarebbe la nostra rovina. Diventerei lo zimbello della città.
Siamo venuti qui per ricominciare e io ho intenzione di farlo. E tu dove eri finito, Norman? Sono andato a una festa di nascosto. Ma non importa adesso, c'è un uomo morto qui, in un lago di sangue. Ce la faremo. Andrà tutto bene, vedrai. Ascolta, io e te ce la faremo. Andrà tutto bene. Sono davvero sconcertata nell'udire un perfetto sconosciuto chiamarmi per nome. Signora Travers, per favore. Le chiedo perdono, signora Travers, sono Don D'Agradi, lo sceneggiatore. Sceneggiatore? Avrò certamente da dire la mia, signor D'Agradi. D'Agradi. Mary Poppins, mai e poi mai solo Mary. Piacere di conoscervi. Salve. Temo salve. Che non sarà una lunga frequentazione. Perché, scusi? Perché questi libri, semplicemente, non si prestano a pigolii e balletti. No, di certo non a un musical. Or dunque, dov'è il signor Disney? Gradirei chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile. Se qualcuno potesse indicarmi dove si trova, gliene sarei grata. Grazie. Vi prego, lasciate a sua maestà la sua dignità. Abbiamo visto tutti ciò che gli ha fatto Malefica. Un sortilegio sul nostro re e un sortilegio su questo regno. Lui voleva solamente la pace. È tutta colpa mia. Tu non hai niente di cui incolparti, mia cara. Malefica è una minaccia per tutti noi, soprattutto per te. Ma noi ti proteggeremo. La ruota dentata è andata e la molla la seguirà molto presto. Ciao, tu sei Luis, presumo. Com'è andato il viaggio? Mi fa piacere vedere che non hai ereditato da tuo zio il suo enorme testone sproporzionato. Ah, detto dalla donna che sembra uno stuzzicadenti. Oh, guarda, la testa gigante si arrabbia. Oddio, quello scheletro rattrappito ha parlato. Pensa di essere più in gamba di me perché ha più diplomi universitari. No, penso di essere più in gamba perché sono più in gamba.